Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 18esima puntata della serie Bergman. Oggi siamo qui con Ciao a tutti. Buonasera. Allora ragazzi, come vedete sto già laggando stasera, infatti non so neanche se riuscirò a registrarvi questa puntata. Pian piano sempre peggio. Allora io volevo provare ad andare qua, che in teoria dovrei poter riuscire a fare qualcosa. Non so neanche io bene che cosa, però per esempio ne ho 15 su 200. Io me le vorrei caricare, se tutti sono d'accordo, Signore Papere. Ah, ma no, mi si è ingrassati i libidi dentro le mutande. Ma vabbè, facciamo finta di niente, dai. Non c'è da cosa, non... Ok, abbiamo caricato 20 animali che sarebbero anche chiamati... Non so, sembrano delle anatre con le spalle. No? che alieni? Sono... Abbiamo caricato 20 alieni, 20 goose. E adesso le andiamo a vendere... Però un po' mi dispiace andarle a vendere, perché sicuramente non fanno una bella fine. Però su farming va bene, dai. A parte che secondo me in realtà non è che funziona tanto così, che ce n'è 10 bianche. A parte che non sono 20 di sicuro queste qua dentro. Sono metà giuste bianche, metà nere, poi stanno lì che ti ribalti e loro stanno ancora con i piedi. Secondo me c'erano le ventose sotto i piedi ste papere qua. Per rimanere incollate al rimorchio, è l'unica. Vanno col becco aperto, almeno prendono un po' d'aria. Adesso se riesco ve le faccio vedere. Vedete, c'hanno becco aperto. O c'hanno caldo, ma sono le 10 di sera, non dovrebbe. C'è sta un simbolo almeno, ecco. Allora, la benzina si fa? Sì, ma la benzina si fa dove c'è il simbolo. Allora, sto davanti, va sempre di... Ah no, quello è Dan, vedi, sta Dan. Dove sto andando io? Sì, ma devi venire dove sto andando io. Devi finire la mamma. A chiappi. Fino adesso c'è un riato. Allora, perché non ci sei venuto? Dopo tu mi sei tu paese, sono quello paese. Ah, è il paese per finta. Il paese finto. È un paese finto, ci sono le case come nei film. Nei film western, che sono le case fatte di cartone. Un paese finto. C'è sulla parete davanti. Io mi devo sbrigare perché tipo penso tra un minuto e mezzo mi si chiude il cancello e rimango chiuso dentro col fender. Dove si scaricano ste papere? Si può sapere? Qui. Qui. Siamo metti. Ah no, traga. Mette già andate radio, questa qua gusta. Simo. Vendi. Cendo, allora aspetta, la cendo, che cazzo sta facendo? Ma cos'è sto schifo? Sì. Ma mi danno 80. No. Non ci posso. 30 euro a papera. Ma dai, ma me le tengo. Te gusta da morire? 20 animali, 640 euro, ci ho fatto. Ma neanche ci avessero venduto le uova di papera. Io volevo vedere qui Luca che ha visto la bomba di benzina, ecco. Ah, wow, a repaglieri i gargagli. Che poi Simo, abbiamo visto quello che è successo ultimamente, quindi con la calma. Che ha fatto? Te lo dico dopo. Vabbè, mi sta zitto. Che è meglio. Non si mette più in moto il trattore, mi si è rotto. Ho rotto Minecraft. Come hai rotto Minecraft? Simo lì deve entrare a sinistra. No, no, non lì. Qua dritto, qua. Qua, è qua? L'unica strada che c'è. La strada principale. Ecco. Continua. Non ci credo. Così? È così, boh, sì, devi venire qua dove sono io. Sono andato a infilarmi sotto. Ah! Simo. Lo so, trovato. Ho combinato una delle mie. Non vengo, sono andato a finire sotto
sotto la tettoia del distributore col carro che non ci passa, mi sono incastrato. Ah, sì. grazie. Ecco, mo che cazzo mio. A posto. Avanti. Adesso ma guarda dove state con la testa, secondo me. Bidone. Avanti. Avanti così. Fatto? Eh? Avanti così. No, Timmo sta facendo rifornimento. Ero io che ero incastrato. Allora io che stavo assumendo da? Giorgio. Giorgio. E Lorgio al cambo. 12 al cambo 1. Allora, adesso le galline invece non le andiamo a prendere perché tanto il negozio di animali è chiuso, quindi poco ce ne facciamo. Quando mi riguarda, noi potremmo anche più mangiare perché non c'è manco i soldi per l'uomo. Cioè, non c'è manco le uova, quindi. Ma infatti. Molestate. A parte che, vabbè, le galline bevono tanto, bevono circa 100 litri d'acqua alla settimana. Però. Le papere no, le papere non ci ho mai più dato niente. Le galline anche da mangiare, niente. Loro mangiano poco. Sono ecomoniche. Eh sì, ecomoniche. Ecomoniche. Care moniche. Sì, valcamoniche. Allora, sarebbe da prendere quella quella farm di galline giù al 24. Là credo a basso, in basso a destra. Credo di aver sbagliato quasi strada, infatti. Magari tipo un allevamento proprio? E là è un allevamento, in teoria facciamo le uova. Poi come al solito è tutta una fregatura. Come là, i cavoli rossi ci facciamo un sacco di soldi, sì. Ci facevamo 500 euro bancale. Poi i cavoli verdi, qui sì, qui ci facciamo milioni di euro, sì. Beh, i cavoli verdi è un po' meglio? Un po' meglio, sì, perché non devi raccogliere. Camarolica. Poi, sì, gli animali, il digestato, sì, non ci dà manco i soldi da fare il biogas, eh. Dai. Comunque adesso mi sa che compreremo una botte nuova. E dai che mi sono staccato tutto quanto. Galline quante ne abbiamo oltretutto? A parte che stanno finendo il grano e se lo devono far bastare. Hanno ancora 350. Sì, vabbè, 350. 3 quintali e mezzo di grano almeno e se lo devono far bastare. Per tutta la vita. Abbiamo 10 galline lì e gli serve 3 quintali di grano al giorno, boh. Allora, dov'è che si va per di qua? Okay. Volevo far andare sul tempo in modo da fare un po' di biodiesel, per poi vedere se tenercelo per noi, cosa che mi piacerebbe un pochino fare, almeno risparmiamo anche un po' sui costi del gasolio, oppure se vendere. Ora vedremo un pochettino. Se no, lo teniamo qua, lo vendiamo. Eh sì, ma dipende da quanto se ne fa. A parte che se trinciamo a questo punto l'insilato non è che ci serva così tanto, perché se tanto venderlo non ci dai soldi. Ci possiamo come anche soldi se lo vendiamo? Non ci dai soldi se vendiamo l'insilato? Eh no, il digestore non ce lo paga, ci fa solo il bonifico. Sì, vabbè. Ci fa solo il liquame e il biogas diesel. E che lo facciamo fa allora? Per il biodiesel e il liquame. Per il liquame che ce ne facciamo? Ce ne abbiamo troppo già. No, ma ce ne abbiamo troppo. C'è andarlo a cogliere giù il paese, se vi interessa. Se qualcuno vuole staccare un pochino dalla solita semina. No, io ieri sono cominciato, mo finisce, no? Ma io pure già finisce, che due giorni stacco con me a te e come già finisce, basta. Mi interessa. Giusto. Stasera ne ci metto, piove, non piove, devo finire. Ti cimenti, allora, fammi un po' vedere. Qua. Allora, facciamo l'acquisto acquistoso. Universo Technology. Questo. Via la Bossini, ci sta. Ma la Bossini non c'ha niente di quello che ci serve a noi. Che peccato. Eh? Che peccato. Ma no, ma non spargere il piscio, Ah, per trasporto dici? Sì. Ah, ok. Sono per spargere invece questa la Bossini, eh? Sì. Poi la chiaperei. Che colore la prendiamo? Arancione. Bianca no, se sporca dopo fa schifo. No.
Bianca. No. Grigio Zunammer, dai. No, pigliala azzurrino. Ma che azzurrino, dai. Gialla. Gialla. Viola pigliala, no? Che colore è i gambi dello sporco? È Rosso, dai, bianco. prendiamo la rossa. No, i gambi dello sporco è bianco, mi pare. Cioè, dipende. Sì, è O bianco. bianchi o gialli. Una cosa del genere. Io la prenderei verde scuro. Non lo so. Roba l'immondezza. Ma se la No? teniamo colore originale, che almeno risparmiamo anche 1600 euro? Ci stai quelli Appunto. comunali che bianchi, quelli privati tutti quanti verdi con le strisce arancioni. Quelli Sì, privati. ti ci metto a te, Simo, col pennello e col pennellino a dipingermi queste strisce. Mo chiamiamo Lì in bianchino zeppa. ripittori, pennellimo nucoso. Ah, ripristina, sì, ok. Oh, che Ripristina, sì, lag. ok. E sono io che ripristino perché. Ma che schifo ho fatto! Ci ho messo l'overload pipe, 2200 euro di sto schifezzo. Ma non può essere, ma dimmi che sto scherzando. Mamma mia, sto mangiando le cipolle oggi a cena. Oh, perché sulle macchine della Boldrini c'è scritto vanno i carpi. E mo che faccio che non mi hanno detto più? I carpi di cipolle hai scritto tu. Sulle macchine della Boldrini. No. Sì. Un attimo, No. Qui gli imparava a dire l'ho settato, capito? estendi condotto. Vabbè. Non bestemmio, guarda. Devo in magnaio. Buon Come appetito. faccio un attimo sta passata che se no mi No, arrabbio. però devi finire, Samu, non puoi andare a mangiare, devi finire. Ma Ma sti mangia, mangia. lumetri che faccio? Non li faccio? Ah, scherzo. Mi fa brutto vederli dopo. Ah, questa mi torna utile in questo senso, ho capito. Quindi la teletalica che ha rinnovato. Hanno fissato. Buon appetito a me, ciao. Ciao. Buon appetito. Buon appetito a me, ciao. Allora, non lo so, Simo, non ho ancora provata. Ora, con questo nuovo acquisto, io proverei ad andare l'al biogas e vedere se mi fa caricare sto benedetto barra maledetto biodiesel. Perché è tipo 4 puntate che ci siamo dietro per farne 100 litri. E non è che ci siamo ancora riusciti a capire bene. Aiuto l'albero. E dai. Ah, adesso andiamo lì, c'è Samu, lo investiamo. A posto. Poi, in teoria, questi tubi dovrebbero anche essere prendibili, diciamo, a mano, però non so neanche io come. Cioè, dovrebbe esserci un modo per prenderli. O sono tubi che bisogna comprare a parte, boh. In qualche modo mi sembrava che ci fosse. Avere tubini dinamici. Ora poi lo vediamo magari d'interno. Magari qualcosa del genere. Allora. Perché in teoria questa mappa serve i tubi dinamici. Cioè non è che serve. In teoria ne è predisposto. Ah, fammi un po' vedere. Open cover. Open cover. No, allora, P, Universal Technology. Non sembrerebbe esserci nulla di tutto ciò. E se io invece vado. Ma no, forse era nei carri botti che c'erano. Infatti, sono queste qui che hanno i tubi loro. Hanno i tubi loro. Che bisogna avere. Direi i suoi tubi. Che non so dove si comprano. Magari in varie. No. Simo, secondo te dove li posso trovare dei tubi? Sono pari. Allora non ci sono. Perché altro effettivamente non. Ma le femministe? Il pack c'è. Cioè. 91.000 litri.
Un pack c'è, ma dove giri? Non lo so. Allora, li tubi, allora, paraggiatori. Dai, quando è che viene sole? Oh, ok. Via, 50.000 litri li lasciamo fare. Ah, a parte che sta scendendo già da solo. Ok, 40.000 li lasciamo fare. Li tubi? Io non mi sono mai accorto che ci stavi tu. E la miseria, abbiamo fatto un botto di roba. 18.000 di biodiesel e 45 di... biogas. Vabbè, biogas, biodiesel. Fammi vedere che disegnino c'ha. Biogas è quella farinolla. Qualcuno di voi me l'ha scritto nei commenti, ma ovviamente chiedo scusa, ma me lo sono già dimenticato. Allora, questo è biogas. Biogas. Biogas? Biodiesel. Che differenza c'è? Ma qua dovrebbe esserci il liquame. E fin qui non ci piove. È biogas questo, non biodiesel. Ah, il diesel. Che ci sta proprio l'immagine dei tubi? Non lo so, boh, pensavo di sì, ma a quanto pare non c'è. Io non ho. Io se tubi non li vedo. Fa niente, sì, ma non è. Non è un problema. Vabbè, tecnologia per balle, no? C'è tutto, c'è, però sti tubi. Mi finisce di fare un giro, Questo è biogas. Per fare il biodiesel. Qui comprano biogas e biodiesel. Ma io devo fare diesel. Il biogas ce l'ho. Non so come si fa il biodiesel. In realtà, Simo, te che sei esperto. Come si fa? No. In realtà, no. Io non so di questo settore, non ne posso dire. Ma tu sei un esperto di tutto? No, non credo. C'è il rotondo, ma non è che sono esperto tanto, sai. Capisco. Vabbè, allora te che non sei esperto, secondo te com'è sto fatto? Tu metti... allora, lì, quello che è scappato fuori dal biogas, no? Il biogas. Lo metti lì, lo biodiesel, vedi che scappa fuori. Ma lì dove? Aspetta, fammi finire di sormentare, va. Ah, ma la brucia. Ma lo biodiesel non si fa... con gli scarti dello biogas. Ma o no? Qua a meno che bedding, no, questo è il bedding material. Non lo so. Se ci metti il... stavo per dire biogas e farò gas, no? Quindi tu sto gas ce lo metti sul biodiesel e te scappa lo diesel. La benzina. Ma se non sbaglio. Ho capito, ma il problema è che non so dove va messo. Hai capito? Adesso come lo stocco questo biogas? Dove me lo metto? Lo vendo a posto. Io che sbaglio strade. Posso caricarlo nei silo sul biogas. Ora poi voglio vedere Samu per non capire. Quando torna gli dico: Samu, sei stato così tanto tempo a mangiare che ti sono cresciute le culture sotto, adesso ti devi levare senza pestarne manco una. E poi questo biogas, cosa bisogna farne? No, biogas non me lo fa scaricare dentro ai per fare gasolio ai trattori. Anche perché se è gas non è gasolio, giustamente. E dai, è la ghimo tembre, ecco, ma che è stasera? A parte che stasera proprio niente. Non ci siamo, non è attaccato alla gas Fortnite, proprio niente. Sparavo, lo colpo non si avviava. Mica guglio lo marcotto che mi stava davanti. Ah, qui è là. Sparavo boh.
Sì, ma guarda un po' se ti fa rifornire qua a fianco. Rifornire che? Il gasolio. E se ne va via. Ma qua, qua, ecco, qui. Ah no, lì. No. Lì la cittadina del latte. Non hai la pallodina. Qua, qua, a fianco a me. Ah, ecco, ecco, qui, qui, ecco, qui. Ti fa mica rifornire. Beh, se te non ne muoi. Ma non mi pare? No. Fa niente. Se ti metto un po' di gasolio dentro, un po' di biogas dentro la cabina, manco. Porca puttana. Aspetta, ecco che laggo. Vai, vai. Te, un po' dentro la seminatrice, manco. No, no, aspetta. Non pago. Aspetta, e non pago. No, non pago. Mi dice ricarica la seminatrice. Che la ricarico? Quello stabio? Fammi capire. Boh. Vabbè, abbiamo del biodiesel e abbiamo anche paura di usarlo, sinceramente. Allora, fammi di qua. Se io lo metto qua. Non mi pare che sia il posto adatto. Solo da mangiare le papere il biogas. No. Perché su di qua non... mi sa che l'unica cosa che si può fare è venderlo, sai? Io, bene! Prova a venderlo! Vediamo che atto fa, più che altro, capito? Aggregato on-off. E cosa mi farebbe sta affarino qua? Inquinamento, cosa mi serve? Il compost che c'è qua. 10.063 litri. Posso portarlo qua? Biogas. Oh! Qua si può portare. Quanto ce lo pagano per curiosità il compost? Compost forse è questo qui, ma non ne sono molto sicuro. Invece quale altro potrebbe essere? No, è quello lì per forza. Cos'è che ho visto che non ho tantissimo? Questo. Il compost abbiamo detto che ce lo danno allora. È 2005. Dai, invece il biodiesel, fammi un attimo il biogas qua. Biogas. Biogas. 5683 alla fuel station. Io ce lo andrei a portare. Va bene ragazzi, comunque io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan. Sì. Una cosa, se qualcuno di voi sa aiutarmi con questo biogas / biodiesel e vuole aiutarmi, ne sono completamente grato. E basta. È tutto. Ciao a tutti.